Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video recensione. Ho finalmente letto Gli Annientatori di Gianluca Morozzi. Devo dire che anche questa volta non sono assolutamente rimasta delusa dall'autore. Dico anche questa volta perché io avevo già letto Radio Morte, vi lascio magari nelle schede la recensione. E anche questo devo dire che mi ha veramente colpita tantissimo. Questa recensione per me risulta un po' difficile per un semplice motivo, perché il rischio spoiler è veramente dietro l'angolo. Devo cercare di parlarvi di questo libro senza dirvi quasi nulla, perché è un libro molto particolare in cui diciamo che le cose vengono capite e svelate solo alla fine. E quindi rischierei veramente di dirvi troppo. Quindi mi limito a raccontarvi un po' quello che è la trama scritta in quarta di copertina e poi ovviamente vi dico le mie impressioni. Si tratta di Giulio, che è uno scrittore che ha due passioni, le donne e la scrittura. Solo che nessuna di queste due passioni sembrano portargli successo, perché in realtà il suo lavoro di scrittore non va granché bene, perché lui ha scritto sì qualche romanzo un po' più di successo, ma spesso si ritrova sempre in bolletta, quindi il conto in rosso, non sa come fare a pagare l'affitto, non sa come fare comunque a tirare avanti perché è sempre senza soldi. E quindi si appoggia molto spesso a quella che è la sua seconda passione, che sono le donne, e si appoggia, diciamo, a loro non soltanto per avere delle relazioni, ma per approfittarne e infilarsi a casa loro, quindi farsi un po' mantenere, avere una casa senza dover pagare l'affitto. E fa così quasi con tutte, fino a che l'ultima ragazza con cui sta a un certo punto si stufa, lo butta fuori di casa e lui si ritrova assolutamente sia senza soldi, sia senza casa e senza ragazza. Trascorre delle serate abbastanza solitarie a Bologna, che è la città in cui vive, e poi incontra un personaggio che aveva già incontrato precedentemente, che non gli era assolutamente piaciuto, che è un fumettista abbastanza grottesco, che comunque non gli piace. Cerca di evitarlo, fa addirittura finta di non vederlo, lui si avvicina, ma gli propone una cosa a cui non può dire di no, perché gli dice: io sto partendo per l'Uruguay, ho bisogno di qualcuno che stia a casa mia per innaffiarmi le piante, ti propongo di trasferirti da me mentre io non ci sarò, così mi puoi dare da bere alle piante. L'unica cosa è che il palazzo è in periferia, i vicini di casa sono invadenti e non c'è l'aria condizionata, però Giulio, che è veramente, come si suol dire, alla canna del gas, non sa veramente come fare per pagare l'affitto, per trovare una casa, accetta subito, se ne frega dei vicini invadenti, se ne frega dell'aria condizionata, accetta, arriva in questo palazzo ed effettivamente si rende conto che le cose sono un po' strane, perché i vicini di casa sono molto gentili ma invadenti, quindi è una gentilezza che supera quei confini appunto dell'invadenza. Lui si sente anche un po' a disagio, poi si guarda intorno e si accorge che in realtà non ci sono piante, quindi dice: io sono qui per innaffiare le piante, ma in realtà qui le piante non ci sono. E già questo è un po' strano. Poi la sua vicina di casa però è una ragazza che lo intriga, gli piace, è abbastanza disinibita e quindi lui, che come vi dicevo prima ha questa passione per le donne, non si pone troppe domande e rimane comunque in questo stabile. E cominceranno a succedere delle cose molto particolari e aggiungerei molto inquietanti. Perché dietro a questa apparenza di normalità si nascondono veramente delle cose folli. Ragazzi, io quando ho letto questo libro, quasi fino alla fine, non riuscivo a capire dove davvero volesse andare a parare, perché raccontava la storia di questo Giulio in questo palazzo con questi vicini invadenti, un po' strani, un po' particolari, le sue preoccupazioni perché non riusciva a finire l'ultimo romanzo, le sue avventure con queste donne, ragazze, però fino alla fine io non capivo davvero dove stava, diciamo, la parte centrale di questo romanzo. Poi
negli ultimi capitoli vi viene piano piano svelato tutto, fino ad arrivare poi proprio all'ultimo capitolo, perché solo all'ultimo capitolo voi capirete cosa è successo, in cui viene proprio spiegato bene nei dettagli quello che sta capitando e davvero rimarrete senza parole. Vi assicuro che questo libro racchiude la follia totale, cioè voi quando pensate alla follia, immagino avrete in mente delle cose. Se io vi dico la parola follia, cosa vi fa venire in mente? Credo che ognuno di voi tirerebbe fuori cose diverse. Vi assicuro che questo non lo potete immaginare, cioè quando pensate alla follia, anche quando arrivate a superare determinati limiti, credo che una cosa del genere proprio voi non la possiate immaginare. Quindi questa è la follia all'ennesima potenza. Sono rimasta letteralmente scioccata da quello che è successo in questo romanzo. La fine è scioccante. Davvero, non mi vengono altre parole se non quella di follia, pazzia. È una cosa veramente allucinante, veramente allucinante. Se voi volete leggere un libro dove davvero ci sia della follia, leggete questo perché rimarrete assolutamente senza parole. Io non vi posso spiegare nei dettagli perché altrimenti farei un clamoroso spoiler. Però vi assicuro che questo libro è altamente psicologico e altamente folle. Quindi io ve lo consiglio, se vi piacciono i libri dove c'è qualcosa di molto forte, di assolutamente folle e assurdo, ma verosimile, e questa è la particolarità, questo non è un libro di fantascienza. Quello che succede in questo libro è plausibile. Nel senso che quando una persona è davvero patologica a livelli gravissimi, potrebbe addirittura arrivare a fare, a pensare una cosa del genere. Qui è una follia non individuale, ma di gruppo, quindi è ancora più particolare, però non è fantascienza, quindi seppur sono cose, mi auguro, molto improbabili, sono possibili, perché ricordatevi che la follia è sempre possibile, la follia è reale, la follia esiste e Gianluca Morozzi ve lo mette davanti agli occhi. E la follia spesso si nasconde dietro alla normalità, come in questo caso. Quindi davvero è uno di quei libri che io vi consiglio se vi piace il tema, però vi avviso, il finale è molto forte. Quello che succede è una cosa forte, non è una cosuccia leggera, quindi se siete troppo sensibili, troppo magari, non so, delicati su certe tematiche, lasciate stare perché il finale è davvero forte. Se invece vi piacciono queste cose, vi stimolano, io ve lo consiglio. A me è un libro che è piaciuto tantissimo, sono rimasta scioccata, sono rimasta senza parole, ma mi è piaciuto, mi è veramente piaciuto molto. Quindi devo dire che Gianluca Morozzi sta diventando uno dei miei autori preferiti, voglio leggerne anche altri perché mi sta piacendo il suo stile. Quindi io mi fermo perché altrimenti poi dico troppe cose. Vi consiglio questo libro se appunto vi piacciono le cose forti, vi lascio giù in info box il link per acquistarlo direttamente su Amazon. Io vi invito a farmi sapere nei commenti se lo avete letto, se conoscete l'autore, se vi ispira. Come al solito vi invito anche ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.